Anche quest'anno la Biblioteca Comunale di Cisterna viene accreditata nell'Organizzazione Bibliotecaria Regionale, aggiudicandosi lo specifico bando emanato dalla Direzione Cultura e Politiche Giovanili della Pisana. Si tratta di una rete composta da strutture pubbliche selezionate, che offrono servizi culturali di qualità non solo nella raccolta, ordinamento, conservazione e diffusione di materiali documentali, ma anche nell'organizzazione di attività culturali finalizzate alla promozione del libro e della lettura. Inoltre, la novità di quest'anno è rappresentata dall'accreditamento alla OBR della Biblioteca della Legalità, allestita e gestita dall'Associazione Il Ponte, e dalla famiglia Scalfati presso la sala della loggia di Palazzo Caetani. Riteniamo, dicono i rappresentanti dell'Associazione Il Ponte e Anna Scalfati, che l'accreditamento della Biblioteca della Legalità sia l'inizio di una serie di collaborazioni importanti con università e centri studi. L'idea è quella di creare una rete di donne e di uomini che, legati ai loro territori, possano combattere con la cultura e la storia una battaglia per i diritti e la legalità. Venerdì 6 ottobre a partire dalle 16 presso l'Aula Magna dell'Istituto Superiore Pacifici e De Magistris, si terrà il workshop di approfondimento L'agricoltura sociale quale strumento di integrazione per le persone diversamente abili, promosso dall'Associazione dei Familiari dei Ragazzi Diversamente Abili che frequentano il Centro Socio-Educativo Carla Tamantini del Comune di Sezze, con il supporto della SPL Sezze. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di consolidare un percorso iniziato circa un anno fa. Si tratta di condividere un progetto di fattibilità per la realizzazione di un orto sociale, presso la ex colonia agricola in via Migliara 45, attraverso il coinvolgimento delle famiglie, degli amministratori, degli insegnanti, degli operatori sociali e sanitari e degli imprenditori agricoli, che possa attivare un serio percorso di inserimento lavorativo di questi ragazzi, seppur protetto. Nel lungo periodo l'obiettivo è quello di creare un gruppo di lavoro stabile per realizzare una vera e propria fattoria sociale, partecipando ai bandi europei e regionali relativi al PSR. Concluderà l'evento l'assessore regionale alle politiche sociali Rita Visini. Al tenente colonnello Carlo Simoncini, al comando del suddetto nucleo dal 2014 e destinato ad assumere un importante incarico come capo ufficio operazioni del comando provinciale Salerno, succede il 36enne maggiore Francesco Calimero, originario della provincia di Lecce. Il nuovo comandante del nucleo di Latina, laureato in scienze della sicurezza economico-finanziaria, arriva dal comando del gruppo della Guardia di Finanza di Treviso, dopo aver guidato numerosi reparti in tutta Italia, tra cui la compagnia di Como e la compagnia di Fasano. Nel suo intervento di saluto, il maggiore Francesco Calimero ha ringraziato i vertici delle Fiamme Gialle per la fiducia accordata nel conferimento del prestigioso incarico, assicurando il massimo impegno ad esercitare un'azione di comando equilibrata ed efficace, in continuità con il lavoro svolto dal suo predecessore, che ha portato il reparto ad elevati standard operativi. Sabato 7 ottobre, alle ore 17, al Palazzetto Luciani di Cori, verrà inaugurata la mostra di dipinti in acrilico, Suggestioni. L'esposizione delle 25 opere realizzate da Maria Paola Cerasani e Sandro Cordova rimarrà aperta al pubblico fino a sabato 14 ottobre, quando alle ore 17 faranno da cornice riferimento alla presentazione del libro di Virginia Cerrone, Oh mio Puccini caro. I due artisti, rispettivamente di Nettuno ed Anzio, pur avendo affrontato percorsi formativi diversi, si ritrovano a rappresentare suggestioni comuni che derivano dalla percezione di luoghi vissuti e momenti interiori. L'intera rassegna è patrocinata dal Comune di Cori, promossa ed organizzata nella città d'arte lepina dall'Associazione Culturale Olimpo, già ideatrice di eventi dedicati all'ingegnere Alessandro Marchetti, a Pierpaolo Pasolini e ad Enrico Berlinguer. Claudia Artuso è la protagonista, con altri 13 selezionatissimi artisti italiani, di Italian Artist, l'esposizione presso la Galleria Italia, nel Consolato Generale d'Italia a Miami. La mostra che si svolgerà dal 5 al 20 ottobre ha come obiettivo principale della sua mission, promuovere e far conoscere l'arte italiana all'estero.
La città di Miami rappresenta un importante crocevia artistico, in quanto ospita Art Basel, l'evento annuale che riunisce artisti, gallerie ed esperti da tutto il mondo e risulta essere uno dei mercati d'arte più importanti in termini di visibilità, ha sottolineato Gloria Marina Bellelli, l'attuale console generale d'Italia. Il consolato generale, nella sua missione di sostegno al sistema paese Italia, è lieto di accogliere la mostra Italian Artist, una mostra allestita grazie alla collaborazione con la Galleria Monogramma di Roma. La nostra Claudia porterà in Florida tre delle sue più recenti opere: Fascino Mediterraneo, Folklore Italiano e Culla Fiorente, tre dipinti ad olio contraddistinti da vivaci giochi cromatici, ispirati nei soggetti ai colori e dalla tradizione del territorio italiano. Dopo il successo delle repliche di febbraio, torna in scena venerdì 6 ottobre alle ore 21, presso la sala teatrale di Latitudine, Teatro a Latina, lo spettacolo 1 più 1 fa 1 con la regia di Michela Sarno, e realizzato con gli allievi del seminario di specializzazione teatrale sulla drammaturgia contemporanea, del Centro di Formazione e Produzione Teatrale Latitudine Teatro, diretto da Stefano Furlan. Lo spettacolo è un racconto complesso di amore, di odio, di guerre, di atrocità che riguarda tutti noi, racconta Michela Sarno. In un ambiente scenico fatto solo di pochi oggetti evocativi si alternano una molteplicità di luoghi. Lo spettacolo, che è posti limitati, replicherà il 7 alle ore 21:30, l'8 e il 15 alle 18 e il 13 e 14 ottobre alle ore 21. Grande la partecipazione al convegno La Salute Vien Mangiando, organizzato sabato a Terracina dall'Associazione di Promozione Sociale Amici Diversi. L'incontro realizzato con il contributo della Regione Lazio e i patrocini della provincia di Latina, dei comuni di Terracina, Norma, Rocca Gorga e Sonnino, ha visto il coinvolgimento dell'azienda speciale Terracina e la collaborazione degli istituti Filosi e Montessori. Obiettivo del convegno, conoscere, prevenire e curare due delle patologie prevalenti dei nostri giorni, il diabete e le malattie della bocca. In sala oltre ai ragazzi delle due scuole, i rappresentati dei centri anziani di Rocca Gorga, Sonnino, Latina e Norma. La mattinata si è aperta con la professionale accoglienza delle ragazze del Filosi. I lavori sono stati allietati dall'esibizione delle classi di violino e chitarra della scuola secondaria ad indirizzo musicale Montessori. A portare i saluti del sindaco e ad aprire ufficialmente il dibattito, parlando del diabete pediatrico, la delegata alla sanità del comune di Terracina Maurizia Barboni. Nel corso dell'incontro è stato presentato anche un innovativo macchinario per la riabilitazione fisica passiva. Ad illustrarlo Claudia, che con il padre lo ha ideato, costruito e brevettato, per il figlio Riccardo affetto da tetraparesi spastica. Ricca Vita, questo è il nome dell'apparecchiatura, permette il movimento, da in piedi, di tutti gli arti contemporaneamente ridando vita anche a chi non ha nessuno muscolo attivo. Il costo di produzione poi è decisamente abbordabile, la speranza è di produrlo in serie al più presto. Il comune di Sezze ha un nuovo segretario comunale, in sostituzione di Gloria Dirini trasferitasi presso il comune di Aprilia. Si tratta di Daniela Falso, classe 1969, avvocato, che già ha ricoperto l'incarico di segretario comunale in diversi enti dei Monti Lepini. Dopo un'esperienza fuori provincia a Rieti, e lasciata la professione ricoperta per 4 anni presso uno studio di Latina, Daniela Falso è stata segretaria nei comuni di Prossedi, Sermoneta, Rocca Massima, Rocca Secca dei Volsci, Norma e Pontigna. È stata presidente dei nuclei di valutazione di numerosi comuni, in provincia di Rieti e di Latina, presidente di commissione per concorsi pubblici, direttore generale del comune di Rocca Massima e responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza presso i comuni di Pontinia e Norma. Il sindaco di Raimo ha firmato il decreto dopo aver esaminato i curricula. Si informano tutti i donatori e chi lo voglia diventare che, essendo trascorsi 28 giorni dai 3 soli casi di chikungunya diagnosticati, sono riabilitati alla donazione di sangue anche i residenti presso il comprensorio di Latina Scalo. Contestualmente riapre il punto di prelievo di Latina Scalo, che questo mese raccoglierà come da calendario domenica 15 e lunedì 30 ottobre.
Si rinnova altresì l'invito a donare, riferisce il presidente di Avis Comunale Latina, Antonio Tombolino, soprattutto in questo momento che ha visto una flessione dovuta appunto al blocco delle donazioni che comunque rimane presente ancora in alcune zone della nostra regione. Si ricorda infine che da qualche mese al centro fisso di Corso Matteotti è possibile prenotare la donazione di sangue intero il sabato, oltre che la donazione in aferesi in tutte le giornate di raccolta e lo si può fare anche da cellulare tramite l'app, Avisnet.